Va bene. Allora, ti chiedo di presentarti, Maurizio Sciarra, regista, questo lo dico io. Il resto aggiungi tu. Allora, Maurizio Sciarra, regista da Bari, che non è secondario perché il punto di partenza fu essere a Bari, avere questo problema della balbuzie, avere uno zio a Milano, illuminato, uno zio a cui io volevo molto Che bene, era fratello? che era un fratellastro di mia madre, Ah. cioè figlio del matrimonio primo letto, a cui ero particolarmente legato. E lui un giorno seppe di te, e con grande tatto, ma con grande anche determinazione, appunto, disse a me e a mia madre di questa possibilità. Una cosa che devo dire è che mia madre è sempre stata molto avanti, è sempre stata una che guardava alle innovazioni, guardava al futuro, e quindi fu anche lei a dire perché no, proviamo. Quella cosa che io fino a quel momento, diciamo, avevo in qualche modo subito, nel senso che chiaramente mi dava fastidio. Era però un qualche cosa che non mi aveva impedito poi, per esempio, di fare delle cose in cui la parola era importante, a cominciare dalla politica a scuola, che io In che facevo. anni siamo? Siamo negli anni 70, quando io ho cominciato il corso avevo un po' più di 18 anni, siamo nel 74, nel 74 e 75. E erano gli anni caldi a scuola, erano gli anni in cui si parlava tanto, tra l'altro, cioè la politica era molta parola, erano riunioni interminabili, confronti interminabili, appunto mediazioni interminabili che si facevano con la parola. Allora, diciamo che quello mi dava fastidio, cioè ricordo le assemblee in cui io in qualche modo dovevo essere uno dei protagonisti di questa assemblea, insomma mi dava un po' fastidio questa cosa, però ecco, siccome non sapevo come intervenire, subivo nella maniera, come dire, più dolore forse. Avevo un'ottima socialità, nel senso che questo non mi ha mai impedito, per esempio, di avere un giro di amici molto esteso e partecipe di tutte le cose che io facevo, che loro facevano. Quindi, sotto quel punto di vista era un fastidio, ma non è stato un impedimento a fare qualche cosa. Ecco, scusa, una cosa che a me proprio preme molto nella gestione del mio lavoro, diciamo che la motivazione molto forte a fare politica ebbe la meglio sul problema del linguaggio. Sì, o a vederla dall'altra parte, forse uno sceglie quella cosa che gli serve a superare gli impedimenti che ha. Quindi quella, diciamo, che forse era sicuramente una passione dettata dal momento, dettata dal clima in cui si viveva a scuola. È anche vero che forse, se la devo leggere adesso, alla luce di quello che ho fatto e come ho proseguito le mie sfide, quella forse era anche una sfida. Era un dire va bene, ho questo problema, però vi faccio vedere che lo supero. Quindi possiamo anche aggiungere quindi che hai usato in un certo modo la politica del liceo, quindi una politica molto giovanile, molto vivace, per niente burocratizzata, e quindi tu molto inserito nella tua società di
del liceo, ma anche della città, hai usato la politica per vedere di risolvere il problema della Valbuzia. Ecco, non di risolverlo, ma di superarlo, cioè dicendo è vero che ho questo problema, ma riesco a fare lo stesso quello che voglio fare. E questo però avveniva con fatica, ovviamente con disagio, che è proprio di chi ha fretta di dire delle cose e non riesce a dirle. Appunto, ripeto, questa storia non mi ha impedito di avere, e lo dico solo perché è legato al tema che affrontiamo, anche dei ruoli dirigenziali nella politica, quindi questo voleva dire essere anche riconosciuto come una persona. Sì, era sempre però nonostante, no? Cioè, quello che io vedevo era, che forse non mi dicevo fino in fondo, però era sì, però nonostante. Quindi diciamo che questa illuminazione che mi dette il famoso zio Peppino fu una cosa importante, perché aprì una possibilità che non avevo messo in conto fino a quel momento. Ma con lui avevi parlato di queste difficoltà o non ne avevi mai parlato, né con lo zio Peppino né con la mamma? Ma allora, se ne era parlato molto, in qualche modo lo zio Peppino aveva una leggera balbuzia. In qualche modo, perché ricostruendo dopo alcuni suoi intercalari, alcuni suoi modi di parlare, sono secondo me riconducibili ad una leggera balbuzia che lui aveva. Con la mia famiglia se ne era parlata, se ne era parlato della cosa. Erano tempi in cui, ritorniamo all'origine, a Bari il tessuto della psicoterapia di sostegno era molto indietro, e questi problemi venivano affrontati e tentati di risolvere con le solite banalità: fategli fare sport, fatelo socializzare, cosa che in qualche modo già veniva. Ricordo una volta una seduta con un psicologo barese che andava molto per la maggiore, che come prima domanda mi disse: ma il tuo Edipo è verso tua madre o verso tua sorella? Allora, così, cioè, quello doveva essere il tipo di soluzione al problema. Quindi diciamo che il tessuto non era favorevole ad un intervento che fosse, come dire, meditato e che avesse un senso. Scusami, ma perché non doveva essere verso il padre comunque? E non si è capito, aveva scelto lui il settore femminile. Era la seconda volta, no, la prima volta che ci vedevamo, quindi diciamo che aveva già uno schema ben chiaro. No? Okay. Ma era un conoscente? No, era uno psicologo, ripeto, che all'epoca andava molto, ma insomma, finì lì la vicenda. Cioè, non andò finì subito? Sì. E quindi hai raccolto molto di buon grado questa indicazione, sì, di tuo zio. Sì. Il quale mi aveva conosciuto, non sai come, in quale modo sapeva di me. Ma mi sa che il primo contatto fu attraverso una pubblicità sul giornale. Okay. E poi venne ad informarsi, cioè il percorso fu molto affettuoso, molto caldo, come del resto era lui. E poi infatti la prima volta sono venuto con lui, il primo colloquio che ho fatto con te è stato con lui, che mi ha accompagnato e poi insomma, ovviamente ha abbandonato la piazza. E
quel percorso fu in qualche modo anche bello, perché fu molto utile, ma conservo un ricordo molto piacevole, perché ovviamente mi dovetti fermare a Milano un po' di tempo ed ero ospite da questi miei due zii, o da questo qui o da un altro zio, e quello significò per me anche un percorso di autonomia, no? Cioè il fatto di essere per tanto tempo in una grande città che conoscevo, che però imparai a conoscere meglio. Ecco, diciamo, avevi 18 anni, che sei l'ultimo 18. Anno della facoltà di legge. Sì. A Bari. A Bari. Uh-huh. Avevo viaggiato comunque, insomma non sono mai stato fermo, diciamo. Questo percorso milanese fu però un percorso di abitare stabilmente in un'altra città e non abitare in famiglia, anche se la famiglia di Milano era una famiglia, però era sì. con categorie diverse. Molto. E quindi, per esempio, è un periodo che ricordo con grande piacevolezza, era un periodo in cui era finito il liceo, stava per cominciare l'università, quindi avevo tempo anche qui a Milano da dedicare ad altre passioni, che all'epoca già c'era il cinema. Quando era nata la passione per il cinema? La passione del cinema nasce prima come passione per la fotografia. E nasce a 15 anni, cominciai a interessarmi alla fotografia, cominciai a fare fotografia, poi sempre attraverso anche la politica, perché era un periodo in cui la politica si spostava anche sul terreno della produzione di per i documentari, stiamo sempre sulla denuncia sociale, sulla il lavoro sul territorio. Sì. E arrivarono i primi videotape, i primi videoregistratori. Il gruppo di Bari era uno dei primi gruppi italiani che ebbe la possibilità di avere questi videoregistratori, quindi cominciai a lavorare invece con le immagini in movimento rispetto a quelle fisse. Poi da lì, insomma, mano sono venute le occasioni di lavoro vero. Poi quando? Insomma, stiamo parlando del 77, ecco, nel 77 ho fatto la scelta definitiva, ho lasciato Bari per andare a Roma a seguito di una bocciatura al Centro Sperimentale di Cinematografia che si apriva quell'anno, e io tentai di entrare, fui il quarto dei non ammessi, no? E quindi là grande sconforto, invece anche lì capitò un'occasione di amici che era un regista che aveva bisogno di un assistente per un film che stava cominciando a preparare, allora decisi il passo. E quindi lì hai lasciato la facoltà di legge? Sì, diciamo, lasciato la facoltà di legge, ho tenuto i piedi in due staffe, nel senso che era un periodo in cui il lavoro di regista, il lavoro nel cinema non era era ancora più strano di come oggi, e insomma mio padre avvocato, questa cosa sembrava una follia, sembrava una cosa da cui fosse difficile ricavare sostentamento, allora diciamo che mi lasciarono fare all'inizio, ma insomma speravano e pensavano che un paio d'anni poi eccetera. E lì ci furono due elementi importanti. Il primo fu quando io decisi che dovevo trovare una sistemazione a Roma e mi misi in movimento per trovare una casa. E, spinto in questo da mia madre,
col freno di mio padre che ancora pensava alla grande follia. Quando riuscii a trovare quella casa, lì fu il momento, forse l'unica, la più grande litigata che ho fatto con mio padre su questo acquisto della casa, ma il tema non era quello, il tema era che lui in quel momento si rese conto che il distacco era definitivo ed era fortemente, come dire, motivato, no? Secondo passaggio, che invece fu molto divertente, fu a distanza, mi sembra, di 3-4 anni, ebbi il primo contratto molto importante come aiuto regista di Luigi Comencini per fare Cuore. Ah, fare Cuore. Ed era un lavoro che all'epoca durò un anno e mezzo, quindi era inusuale anche perché il cinema si svolgeva in tempi più ridotti. Quando comunicai a casa, oggi ho avuto finalmente il contratto, allora mia madre molto timidamente disse: ma allora che faccio, smetto di pagare le tasse universitarie? E quindi lì interrompemmo questo percorso, almeno 6 esami, ma in un momento in cui il tentare di proseguire era proprio una spaccatura, sì, schizofrenica. Sì, e questo avveniva pochi anni dopo il nostro lavoro sulla Balbuzie. Sì, sì, avveniva 7 anni dopo. Soffermiamoci un attimo, appunto, sì, sul post cura della Balbuzie. Io ho dei ricordi precisi, ricordo che il tuo linguaggio fluiva, andava, forse ci siamo anche tenuti in contatto dopo. Tra l'altro, apro una parentesi, io mi ricordo, ho un ricordo di te di un giovane brillante. Mi ricordo che quando eri qua, ogni tanto prendevi la moto, non so se da solo con un amico, e te ne andavi a Mentone, sì, sì, che era un luogo che tu amavi moltissimo. Sì. chiusa parentesi, che non è da poco, perché appunto è il modo con cui ci si approccia ai problemi che contribuisce molto alla loro soluzione, al loro superamento, comunque alla capacità di inquadrarli nel modo giusto, giusto rispetto alla possibilità di arrivare alla soluzione, voglio dire. Torniamo un attimo, appunto, al dopo il nostro lavoro sulla Balbuzie. Il rapporto con il tuo linguaggio era cambiato? Beh, sì, cambiò molto, e cambiò la cosa, come dire, divertente fu anche capire la nuova percezione che di me avevano gli altri. Ecco. E quindi, beh, abituati a linguaggio ostentato, all'inizio non sapevano se dirmelo o no, e poi anche quello con gli amici più stretti fu un percorso anche di racconto, molti di loro sapevano che venivo a Milano per questo, quindi insomma, era cambiata la percezione. Un altro ricordo che in quel periodo mia sorella era in America, stava studiando in America. Legge. Sì, molto legge. Cioè oggi fa l'avvocato. Oggi va il giudice così. Ah, il giudice. Quindi diciamo, io andai a trovarla dopo un po' che non ci vedevamo, quindi anche lì ci fu una diversa percezione. Avevamo parlato, all'epoca era difficile telefonarsi, quindi ci si scriveva ancora le lettere, sì, quindi ne avevamo, come dire, parlato per lettera, poi incontrarci e parlare un'altra cosa, quindi diciamo fu un senso di liberazione, ovviamente, fu un acquisto di una,
serenità diversa, nel senso che con quello che abbiamo detto, che cioè comunque io parlavo, però facendo sforzo, il fatto di ridurre lo sforzo, ma soprattutto di acquisire una fiducia anche nel modo di parlare, quindi nella possibilità che è molto nella testa di sapere di doversi bloccare, no? Uh-huh. Che è una delle cose che mi dà fastidio, cioè è la paura appunto del blocco che induce il blocco poi certe volte, no? Esatto. Quindi la testa che produce balbuzzi. Sì, ma d'altra parte devo dire un'altra cosa che per me fu importante, perché fu il tuo approccio ad essere un approccio per me interessante, nel senso che in qualche modo un percorso di analisi era un percorso che mi spaventava.